un'icona indimenticata per tante generazioni, soprattutto di bambini degli anni Ottanta, Cristina D'Avena. Il legame tra Cristina D'Avena e San Giorgio qual è? Allora, un grande fan che è Don Mirko, che io adoro e che da un paio d'anni davvero mi invita a questa bellissima manifestazione che organizza lui per questo paese, e io vengo molto molto volentieri. Poi oltretutto c'è sempre un'accoglienza e un calore incredibile, quindi vai. Conosceva la provincia di Pavia in generale, insomma, le capitava di venire da queste parti? Non proprio, cioè la conoscevo, però se ti devo dire la verità non ho mai fatto tanti concerti da queste parti. Mi piace molto, è molto intima, è molto raccolta, e quindi non è detto che magari si possa invece organizzare anche concerti grossi, magari con i Gemboy. Io faccio i concerti con i Gemboy. E quindi arriverà da queste parti il concerto con i Gemboy? Spero di sì, spero di sì. Ciao! Stiamo entrando. Andrea, stiamo entrando. Ok. Iniziamo subito a cantare e poi abbiamo queste marce incredibili. Abbiamo già i cantanti pronti? Sì, ma devi sentire che bravi che sono. Un cartone animato preferito, Cristina D'Avena? Io ne ho tantissimi, ti posso dire Sailor Moon, ti posso dire un incantesimo dischiuso tra i petoli del vento, ti posso dire Mila e Shiro, ma ce n'è uno in particolare che è Kiss Me Licia. Kiss Me Licia perché io sono nata con Kiss Me Licia, non artisticamente, diciamo, a livello di sigle, perché io ho iniziato con Bambino Pinocchio, ma io ho interpretato Licia nel cartone animato, nel telefilm, e non posso assolutamente non avere nel cuore questa sigla, che per me è stata forse la prima in assoluto, anche se non è stata la prima ovviamente. Thank you.
Ultima domanda. Lei si sente un'icona per tante generazioni, come per esempio la mia che è cresciuta in quegli anni? Oppure, cioè, come si sente? Lei si non lo so, mi dica cosa, se lei si considera un'icona di quegli anni, di generazioni che sono cresciute. Beh, allora, diciamo che dicono così, in effetti. Non mi dare del lei, ti prego. Ti do del tu, va bene. Questo mi rende... Però, beh, devo dire che io mi considero sicuramente un'amica speciale per tutti i ragazzi, i bambini di allora che sono cresciuti e ora ovviamente sono grandi, ma continuano a seguirmi. Magari sono già genitori e mi continuano a seguire con i propri figli, quindi di sicuro io mi considero una grande amica, un'amica speciale e anche un'amica dei piccoli, perché mi rendo conto che anche i piccolissimi che stanno guardando i cartoni animati oggi e mi seguono oggi, magari saranno i futuri amici che verranno a vedere i miei concerti. Questo vuol dire che io fino a 60, 70, 80, 100 anni canterò le sigle, farò concerti, me lo auguro. Comunque, insomma, per dire che in realtà è la sigla del cartone o il cartone o la canzone, eccetera, insomma, prende una parte molto importante di noi, no? Cioè, si riferisce proprio all'infanzia, tocca le nostre corde più importanti, per cui icona o no, sono sicuramente la persona più vicina ai ragazzi, ecco.